Siamo nel cuore del Pollino, la località è Campolongo, ad oltre 1000 metri sul livello del mare. Siamo qui perché dobbiamo scoprire una storia molto bella di una ragazza che si chiama Teresa, che adesso conosceremo, che con la sua piccola azienda, ha fatto un'operazione molto interessante alla riscoperta del poverello, che era un fagiolo bianco che, diciamo, la cui storia risale a diversi secoli fa, che era stato dimenticato. Qualcuno è ritornato su questo prodotto della natura che si trova solo qui. Teresa, con il suo piccolo appezzamento di terreno, con la sua passione per la natura, per la terra, per la storia, ha iniziato qui un'avventura che noi dobbiamo scoprire insieme. E andiamo. Teresa, buongiorno, ciao. Scusami, ma ti vengo a disturbare in un momento che... Ma che cosa hai combinato? Si parla di te, insomma, di questa ragazza in questo posto incantevole, senza telefoni, quasi quasi non c'è manco luce, il computer. Questa tua passione per questo poverello, poi diciamo di cosa si tratta, no? Cioè, tu, perché non l'hai ereditato dai tuoi genitori che pure avevano l'azienda, hai a un certo punto voluto riportare in vita in quest'area, siamo nel Campolongo, no? Nella zona di Mormanno, gli altri comuni vicini, c'erano un po' di aziende, la storia e la cultura che c'è attorno al poverello, che non è un fagiolo qualsiasi, vero? Assolutamente no, il poverello bianco, caro Franco, è un... oggi diventato presidio Slow Food, è un'eccellenza del nostro territorio. Solo di qua? Di questo territorio, del Pollino, dell'entroterra del Pollino, del versante calabrese e lucano, si coltiva tra i comuni di Aieta, Laino Castello, Mormanno, Rotonda, e noi come aziende ci freggiamo, come dire, del pregio di aver redatto il disciplinare di denominazione comunale, quindi il primo che stanno adottando man mano, vero? Sì, che si sta adottando man mano, e questo ci ha permesso poi di candidare il fagiolo poverello bianco a diventare presidio Slow Food attraverso la comunità del fagiolo poverello bianco. Però non è semplice. È finanziato dal Parco del Pollino, perfetto. Ci tengo a dirlo perché le istituzioni vicino agli imprenditori dimostrano, ecco, non c'è dubbio. Dobbiamo riconoscere dei bei passi, la realtà delle cose quando funzionano. 100% biologico. 100% non abbiamo visto, non c'è nulla biologico, di... una coltivazione che più che biologica io chiamo naturale perché bravo. Come madre natura vuole che senza vadano avanti le cose. Umano. Assolutamente. E dove lo trova poi? Allora, il poverello bianco, oltre che a Mormanno in alcuni punti vendita, è al Hub La Catasta di Campotenese, perché crediamo che sul territorio un hub come La Catasta debba avere tutti i prodotti. Una vetrina online, abbiamo l'e-commerce e poi nei vari paesi qui intorno, nei vari borghi turistici, abbiamo delle aziende che, nelle quali rivendiamo. Azienda, la tua azienda personale, perché tu hai fatto la tua azienda, sì. Si chiama Terra e Gusto, sì. Che è nel comune di Mormanno. Sì. Però se mi fai vedere adesso, perché io ti faccio un'altra sfida, sì. Dove sono i tuoi poverelli? Eccoli. Quelli che stavamo... No, stavi, eccoli qui. Quanti ne devi seminare quando fai la... Ne devo seminare da 7 a 9. Sempre il numero dispari. Il numero dispari. Non si capisce bene perché, ma è numero dispari. Sì, è numero dispari perché questo ci è stato tramandato e noi, come dire, rispettiamo le tradizioni. È, no? Molto piccolo rispetto ai comuni fagioli. È molto piccolo rispetto ai comuni fagioli. Considera che questo è il poverello bianco dell'anno scorso. Viene coltivato qui a 1000 metri, l'altopiano di Campolongo a 1000 metri, prima veniva coltivato ad altitudini inferiori dove ancora adesso viene coltivato e qui però noi lo coltiviamo in asciutta che conferisce al fagiolo poverello bianco qualche proprietà un po' diversa. Che è nato così, questo in asciutta è nato? È nato nei terreni irrigui, però il cambiamento climatico ci ha permesso poi... E avete scoperto che è più buono. No, è buono alla stessa maniera. Però adesso potete fare una cosa, sì. Io so che tu cucini pure bene.
Sì, diciamo si dice, sì, nelle zone si dice. Del Pollino. Amo cucinare per la mia famiglia per gli amici. E mi hanno detto che qualche amico che fai dei piatti straordinari col poverello. Sì. Ma noi ce lo fai assaggiare, noi perdiamo un po' certo, di tempo. Certo, assolutamente. Va bene? Assolutamente, allora, va bene. Ci vediamo nel tuo angolino sotto un albero. Sotto il noce, sì. Sotto sì, il noce? Sotto il noce, okay. Sì. Ok, okay. Allora andiamo. Va bene. Interrompi il lavoro. Per Interrompo noi. Il lavoro, dai, certo. Dai. Lascio gli attrezzi qui, eccoli qui. Franco, ecco, è arrivato prima il profumo. È arrivato il primo profumo inebriante del poverello bianco. Con un po' di piccante? No, questo è il peperoncino, il peperone secco che noi chiamiamo la cosiddetta zafarana. Ti ho portato il piatto della tradizione che da noi si chiama panicotto di fasuli. Beh, proprio perché veniva cotto vicino, sì, al fuoco in maniera lenta nella pignata. Lentissima. Questi sono i crostini, ci mettiamo un... Sì. Ecco qui. Che meraviglia, grazie. Troppo grazie poco, per solo per voi. Per quello che sei, per quello che fate. Grazie. E per mantenere queste bellissime tradizioni. Vive le tradizioni del nostro Pollino. Grazie Teresa. Grazie, grazie, grazie Franco.